passare. Cose buone da mangiare. Dammi tutto dentro ai vestiti. Goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Trebbo non è solamente un paese da raviola, ma c'è anche dell'altro. Sì, diciamo che la raviola è un simbolo di Trebbo, ma già da qualche anno ci stiamo allargando, ci stiamo ampliando. Si mangiano tante raviole, se guardate qui sui tavoli è pieno di raviole, però in realtà ci stiamo anche giocando, ci stiamo divertendo. Giochi da tavolo, giochi di ruolo, ci sono i cosplayer, c'è una gara di cosplayer. Poi chiaramente anche le gare di la raviola migliore con gli assaggiatori e tutto quanto, i bambini che hanno fatto le raviole questa mattina, una serata Marcord sulla storia di Trebbo di Reno con foto e documenti appunto storici forniti dalla popolazione, ma come dicevo ogni anno aggiungiamo qualcosa e ogni anno continua a venire sempre più gente. Esatto, poi tra l'altro una bella iniziativa è il ritorno ai vecchi giochi di società, stiamo a vedere. Sì, assolutamente, c'è stato un boom mondiale grazie alla pandemia, ma in realtà quelle che ho trovato qui sono associazioni che regolarmente, anche prima della pandemia, divulgavano e si dilettavano nel fare giochi da tavolo. Sono un ottimo modo per stare insieme socialmente, non necessariamente davanti a uno schermo. Esatto, grazie e buona raviola. Grazie mille, anche a voi. Ce ne sono tanti, mi raccomando, sono buone. Eccoci qua insieme a Nico, vicepresidente della Proloco di Castelmaggiore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti perché anche quest'anno, dopo 200 anni, la manifestazione è andata meglio del previsto. Sì, grazie. Sì, 210° anno della festa della Raviola, che è la festa più antica della provincia di Bologna. E sì, siamo molto orgogliosi e poi questo ancora niente perché domani sarà il doppio. Il doppio, perché appunto sarà proprio il giorno clou della domenica. Senti, allora, vogliamo svelare gli ingredienti che contiene all'interno di questa raviola? Il mostarda, che è una marmellata di frutti misti, e pasta frolla fatta a regola d'arte. Quindi veramente un dolce prelibato. Senti, ma con un dolce così si possono conquistare le donne? Le donne si possono conquistare anche con le raviole, anche, sì, con le raviole. Anche con le raviole. Va bene, io ti ringrazio, naturalmente buona festa e buona raviola. Grazie, grazie. La festa della raviola. Sì. Mi sapete dire da quanti anni è che c'è questa festa? 212. Sono preparatissime. Sì. E quante ne avete mangiate voi? Più di 212? Di raviole? No. Secondo me 50. 50. 50. Sono buone, poi sono dietetiche quelle di quest'anno. Molto dietetiche. Sì, dietetiche. Infatti siete, sono in linissima. No. Scherzi, assolutamente no. Mi fate un saluto alla raviola. Un saluto alla raviola. Ciao alla raviola. Si vedono le rughe. Grazie e buona permanenza. Grazie. Avete preso una raviola? Ve li state vivendo simulare? Voi, tavolo qui davanti, vi siete irraviolati alla sera?
bravi, come no? Molto male. Molto male. No. Tu ti sei raviolato? Bravo. Perché non ti sei raviolato? È la sagra della raviola, una festa nazionale. Scusami. Di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza, la domenica in pazza, lo dai tutti in piazza.